Benvenuti e bentrovati con questo nuovo appuntamento con CRS 4Talk, questa super rubrica che abbiamo creato, sviluppato e prodotto in collaborazione con CRS 4. Un grandissimo piacere, abbiamo qui con noi Carol, con la quale ci siamo conosciuti per preparare questa intervista. Però Carol, prima, diciamo, in favore di chi ci segue per la prima volta, se ci racconti chi sei e cosa fai di mestiere. Grazie per l'invito, Marco. Io sono una tecnologa dell'educazione, ho studiato in Canada, allora tantissimi anni fa, è una formazione che ti porta a studiare i cambiamenti all'interno di un contesto di istruzione e o di formazione, che certo. Contempla tutto l'oscillo tra istruzione e formazione, quindi anche per gli adulti. Io focalizzo da diversi anni, al CRS 4 da 30 anni, e all'interno di questi 30 anni, negli ultimi anni, ho focalizzato soprattutto sull'istruzione della scuola secondaria e anche dell'università. Quindi il progetto di cui si parlerà oggi verte soprattutto sulla scuola secondaria. Bravissima che hai anticipato. Senti, a questo proposito, da 1 a 10, quanto è importante quello che ci stai per raccontare? Vabbè, la scala non la conosco, ma ovviamente secondo le motivazioni che ci hanno portato a studiare e sviluppare il progetto Reale di cui si parla oggi, è importante, in quanto ti devo dare un valore assoluto. Come vuoi, se vuoi. Allora, sì. Allora mettiamo 9, mettiamo 10. Esatto. Senti, ma un po' l'hai anticipato, ci dici che cos'è Reale e perché è un progetto di cui si parla così tanto? Allora, Reale è un progetto che consente di accedere da remoto ai laboratori tecnico-scientifici, inizialmente soltanto sul nostro territorio della regione Sardegna e oggi anche a livello europeo. Verte sulla possibilità di dare le opportunità ai giovani studenti di capire quello che sta succedendo sul proprio territorio e altrove, quindi parliamo direttamente a livello europeo, di quello che sta succedendo nei laboratori di alto livello, di una certa complessità, dal punto di vista tecnico-scientifico. Senti, in particolare, andando più nel dettaglio, a chi è rivolto questo progetto e, dal tuo punto di vista, quali sono i vantaggi concreti che ha acceso in maniera più evidente e immediata? Si rivolge alla scuola secondaria, quindi la scuola media e soprattutto la scuola superiore, di qualunque indirizzo. Ovviamente abbiamo una fortissima partecipazione dei licei, scientifici in particolare, ma è rivolto a tutti, e di riflesso anche ai giovani studenti universitari, in quanto i ricercatori che ci mettono a disposizione i loro contenuti ovviamente certo. Possono utilizzarlo a secondo del livello di complessità anche con i propri studenti. Apre la mente agli studenti, dà la possibilità di capire, appunto come dicevo prima, cosa sta succedendo, perché la società sta finanziando dei progetti di ricerca e di quale natura, per risolvere quali tipi di problematiche sociali, quindi con certo. Quale ricadute sociali, e funge anche da momento di orientamento, perché se so quello che sta succedendo fuori dalla mia scuola, nei centri di ricerca, presso le università, posso orientarmi con una maggiore consapevolezza, e quindi potenzia anche l'orientamento verso le STEM, di cui c'è carenza a livello europeo. Carol, se volessimo dire in maniera molto breve, però qualche dettaglio in più su come funziona questo progetto? Allora, il progetto Reale consiste nell'accedere a dei laboratori tecnico-scientifici che abbiamo sul nostro territorio e altri a livello europeo con i quali siamo in connessione, quindi i nostri collaboratori. Le scuole si prenotano, accedono in modalità sincrona a delle sessioni, quindi predefinite, parlano con il ricercatore, osservano quello che succede. E la parte asincrona permette allo studente di studiare il contenuto della timeline con dei materiali complementari, e la terza fase consiste nel confrontarsi con dei risultati che sono stati ottenuti in output da parte del ricercatore. Chiarissimo, Carol, grazie mille. Senti, andando verso la conclusione, a oggi quanti istituti, quanti studenti avete coinvolto? Allora, coinvolgiamo centinaia di studenti. L'ultima versione è iniziata in aprile 2023 e possiamo parlare di una media di 100 studenti al mese. Quindi molti docenti, molti studenti e molti laboratori, sempre di più. Senti, andiamo verso alla conclusione di tutto questo progetto. Qual è la parte che ti ha dato più soddisfazione? Cosa che ti ha reso più orgogliosa?
la partecipazione dei ricercatori in questo progetto, quindi capiscono subito la valenza di questo progetto, la partecipazione dei docenti nonostante il carico di lavoro che hanno, perché comunque anche se non chiediamo una loro preparazione, un loro contributo, ma è sempre un lavoro aggiunto, e questo coniugo che valorizza quello che stiamo facendo. Benissimo, grazie mille a Carol, grazie al progetto Reale, avanti tutta con la rubrica CRS4Talk insieme al CRS4, grazie mille.